Ragazzi, welcome back! Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web, e sono veramente contento di come sta andando l'anima della scoperta 3 Plus, perché veramente, veramente mi sta piacendo tantissimo. Anzi, Plus 3, se voglio utilizzare la mia nomenclatura corretta. È arrivata la patch di cui parlavamo, il critico delle daghe è stato aumentato, la Dark Sword è stata ridotta di efficienza, lo scaling della spada di Henry è stato diminuito, quello in fortuna. La spada sacra di Wolnir e altre armi hanno avuto come aggiunta degli scaling in più, il che ci fa capire che appunto inizialmente le armi erano forse troppo dedicate al quality per poi magari metterci un'infusione, ma quelle dei boss erano magari limitate a una potenza inferiore o una anche ecletticità inferiore, a una build variety, no? Una varietà di build purtroppo deficiente, deficiaria rispetto a quanto poteva essere invece un'arma normale, infondibile, buffabile magari, e hanno fatto un bel lavoro. Bisogna vedere se effettivamente a livello concreto ci sono dei reali cambiamenti correttivi nel confronto del gameplay. Quindi vediamo un po' di andare avanti. I pugni del demone hanno perso peso, o meglio, sono stati ridotti di peso, il che era molto importante perché pesavano più di 8, mi pare, o comunque 8, era veramente un'enormità, e magari risultavano essere troppo poco efficaci rispetto ad altre armi dello stesso peso e così via. Insomma, c'è parecchio da poter controllare durante il nostro gameplay e lo vivremo comunque in tempo reale. Anche l'Hornet Ring è stato cambiato, varrebbe la pena fare dei test rispetto alle patch precedenti. Alcuni incantesimi, come soprattutto Lightning Stake, è stato ridotto da 2 slot ad 1 e così via. Devo dire la verità, stanno facendo un buon lavoro con le patch, anche se ricordiamoci che questa è una regulation version, non è esattamente una patch, però sto effettivamente notando un investimento di tempo più utile rispetto alle patch passate. In Dark Souls 1 ci sono state patch del genere molto interessanti, in Dark Souls 2 molte correzioni sono state importanti, però poi si persero per strada facendo alcuni errori. Speriamo che in Dark Souls 3 questo non avvenga, perché è From Software ha piccoli problemini in tal senso. Allora, qui a destra abbiamo una frusta dentata, un bel ricordo prezioso di quello che abbiamo fatto durante la blind run, perché è tra l'altro uno degli oggetti presenti in Dark Souls 1 e credo però che non abbia una descrizione particolare. Invece sì. Ok, questa cappella utilizza fruste di questo tipo per produrre probabilmente il sangue per... cavolo, è una descrizione un po' complessa, perché non vorrei tradurla male, perché qui dice utilizzava fruste come questa per produrre le cadute, le gocce, le macchie, probabilmente le chiazze da poi pulire durante i rituali. Ora, qui mi dispiace appunto per mia deficienza, perché comunque rischio di fare una traduzione sbagliata e ci tengo particolarmente a farla il più corretta possibile. Ho messo in inglese proprio per controllare queste differenze. Metto in sovrimpressione quella italiana, perché voglio vedere come è stata interpretata dai professionisti, che chiaramente hanno studiato la lingua molto più di me, che comunque, per dire, volendo essere proprio concreti, è liceale la mia conoscenza dell'inglese. Non ho studiato oltre il liceo, salvo ovviamente il mio viaggiare e il mio aver quotidianamente magari a che fare con l'inglese stesso, ma a livello didattico sono rimasto molto infantile, quindi ci sarebbe parecchio da approfondire. Per il resto, ragazzi, ho intenzione appunto di parlare con Orbeck, di parlare con Irina e di avanzare qualche test di gameplay riguardo il moveset delle alabarde. Questo è quello che faremo oggi, insieme alla descrizione degli incantesimi presenti nel negozietto mentale del nostro incantatore di Vinheim. Oltre al fatto che Yuri appunto ha posto qualche dubbio sulla sua motivazione di essere qui, o comunque su ciò che lui vorrebbe essere all'interno del suo percorso di vita, nonostante sia tecnicamente un non morto. Allora, andiamo da lui, nel mentre comunque introduco un discorso importante, molto superficiale, non molto superficiale, molto introduttivo ma importante, vale a dire che, ragazzi, quelle che io comunque chiamo introduzioni fanno parte del gameplay in maniera comunque piuttosto importante. È Firelink Shrine, a me piace chiamarle introduzioni perché so che ci sono appassionati del gameplay puro che preferiscono di gran lunga andare alle botte, però a me piace da morire anche appunto la progressione approfondita dell'hub centrale, perché c'è tanto da fare, molte cose le stiamo tenendo in sospeso, per esempio la torre della Guardiana del Fuoco, gli occhi della Guardiana e così via.
È bello poterle separare in capitoli, ma per me il chiamarla introduzione è proprio per separare il gusto del giocatore rispetto a magari al completista o a chi interessa vedere tutto quanto, no? Allora, ragazzi, questo è Orbeck. Peccato che ci sia il martellamento di Andrei laggiù, ma parliamo con lui prima di fare qualunque altra cosa. È un NPC nuovo e per noi sarà importante anche tradurre i suoi nuovi dialoghi. Oh, santo cielo, scusa. Oh, you're back then. Sì. Again. I'm Orbeck of Vinheim, here to teach you sorceries. Let us begin with the basics. The ideal sorcerer bears the twin faces of the dragon. Oh, you could at least act as if you're paying attention. Cavolo, ho interrotto una frase importantissima. Lui ci fa, beh, sei tornato dunque, no? D'accordo, cominciamo con il tuo addestramento. Devi sapere che uno stregone ideale si interfaccia, si inserisce all'interno di questo contesto mentale in cui rappresenti le due facce del drago e poi si offende come se noi non ponessimo attenzione, come se fossimo distratti o superiori a lui. Eppure sapere qualcosa sulla cultura di Vinheim, così legata ai grandi draghi antichi, mi sarebbe piaciuto moltissimo. Allora, per ora acquistiamo da lui tutti gli incantesimi e, ovviamente, siete liberi di accelerare, voglio leggere assolutamente tutte le loro descrizioni. E la cosa bella del New Game Plus è che otteniamo così tante anime che possiamo tranquillamente gestirle liberamente. Tra l'altro, Spook è un incantesimo impressionante e potentissimo perché permette di rimuovere il rumore dei passi e il danno da caduta in maniera quasi e quasi mi viene da dire incomparabile, perché ti permette di fare buona parte di quelle cose che neanche nei Souls precedenti era possibile anche solo immaginare di potersi avvicinare a pensare di fare, perché veramente si è ridotta quasi invulnerabile a qualunque salto del gioco, tranne i più estremi. Comunque, ok, questo è banale. Mentre, qua una cosa interessante è che dice molte stregonerie fanno danno magico, che le rende efficaci contro le armature di d'acciaio, eccetera, 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 le dure scaglie e altri tipicamente resistenti materiali riguardo il colpo fisico o la durezza del fisico, quindi i colpi contundenti e così via. Cioè, quelli che soffrono contro il contundente soffre contro la magia. Per quanto riguarda qui è semplicemente una descrizione che riguarda la difficoltà di casting, perché è molto lenta a essere convogliata attraverso il catalizzatore. Great Heavy Soul Arrow invece ti aggiunge una piccola regoletta di gameplay, ossia che appunto le stregoniere sono qualcosa che deriva dall'intelligenza e dalla logica, quindi scalano su intelligenza. Mentre appunto qui abbiamo qualcosa di nuovo importante, perché ci sono state sviluppate delle stregonerie, in realtà che secondo me sono veramente bellissime, che riguardano il combattimento in melee, il combattimento rapido, il combattimento strategico di reazione, ossia le stregonerie di Farron. Allora, che è appunto una variazione, una differente versione della freccia dell'anima, creata dagli stregoni della Undead Legion di Farron. D'accordo. È molto semplice da usare, eccetera, eccetera, eccetera. È quella che ci permette di fare quello che faceva Heisel, no? Pam, 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 pam. Sono cast velocissimi. La Soul Greatsword, invece, è veramente interessante, ma forse non quanto la Farron Flashsword, perché la Farron Flashsword l'abbiamo anche vissuta in PvP facendoci sconfiggere da essa. Sono quei fendenti, quelle. Scusate, a volte magari utilizzo dei termini sbagliati, ci sono alcuni schermitori che mi stanno insegnando in maniera anche un sacco interessante nei commenti i giusti termini di attacco della spada, la direzione dove proviene, che hanno terminologie tecniche diverse. Vorrei assolutamente apprenderle, adesso sto registrando abbastanza consecutivamente rispetto al precedente episodio e non le ho imparate, però comunque fanno queste spazzate orizzontali molto veloci che risultano in un utilizzo sia di mana che di stamina, ma sono incredibilmente efficaci in melee. Quindi leggiamo qualcosa. La lama eterea esiste soltanto come un'estensione del caster, dell'incantatore, ma il suo potere si dice che rivaleggia con quelle delle reali spade grandi fisiche, di grandi spadoni fisici. Anche il più ostinato dei puristi della magia potrebbe,
arrivare a utilizzare questo tipo di incantesimo in tempi di crisi, in momenti pericolosi in cui lui si trova appunto all'angolo come uno sciacallo, scusate, come una volpe, come una volpe. Ah, che bei ricordi, Fox? Allora, mentre la Faron Flash Sword sceglie di enfatizzare la velocità rispetto al potere, che appunto però la cosa interessante è che è veramente un'estensione dell'intelligenza e dello spirito, dell'anima dell'incantatore. Ricordiamoci che la stregoneria, nata grazie agli studi e allo stupro di Sithil senza scaglie, degli incantesimi di luce di Ulasil, veramente alla rovina, alla deformazione, alla corruzione di quel tipo di magia pura, riguardavano appunto l'anima. Gli incantesimi si legano alle anime, perché se ci ricordiamo, le anime si legano ai cristalli, e i cristalli viceversa alle anime, bla bla bla, e tutto gira poi intorno infine all'umanità, la quale è attratta dalla vita e dall'anima stessa. E è una cosa molto complessa ed è per questo che Logan impazzì, perché il legame fra anima e cristalli è molto sottile. Sith riuscì a diventare immortale grazie a questo legame. Per il resto, questo invece è Magic Weapon, è un buff dell'arma. D'accordo, è una cosa abbastanza semplice, ci narra la semplicità e la base, la fondamentalità, il fatto che queste sono le basi dello studio della magia di Vinheim. Mentre Magic Shield mi è stato anche consigliato come incantesimo estremamente utile, a quanto pare, potente in quasi ogni situazione, se viene utilizzato magari con qualche combo che magari ne allunga la durata, come l'anello che aumenta appunto le durate dei buff. Spook è eccezionale, tuttavia appunto non è importante come descrizione, se non per il fatto che ci sottolinea, come in Dark Souls 1, che questo incantesimo ci fa collegare il fatto che Vinheim ha molti stregoni come spie ed assassini. Infine, Aural Decoy, che non ha mai trovato un utilizzo che non fosse semplicemente il cazzeggio, ci narra semplicemente una descrizione come appunto il suo utilizzo è attrarre lontani dai suoi compiti nemici e così via. Nulla di eccezionale per ora, però arriveranno cose interessanti quando porteremo delle pergamene al nostro caro amico stregone. Parlaci un po' di te. It is folly to claim lives recklessly, friend. Do not be tempted. No matter the victim's stature, every killing has a consequence. Even as I bloodied my hands, I never realized this simple truth. There I was, the very definition of a fool. Si è già aperto più a noi, perché Orbeck è il NPC che più di qualunque altro cambia il suo carattere in base a quanto lo facciamo rendere partecipe della nostra crescita, vale a dire quante magie gli compriamo. Lui qui ci ha detto: ricordati, non sporcarti mai le mani di sangue senza pensarci. Ogni kill, ogni uccisione, ogni omicidio, indipendentemente dalla levatura o dalla bassa statura di importanza della tua vittima, avrà una conseguenza. Persino io, che mi sono macchiato le mani di sangue così tante volte, durante il mio farlo, non mi sono mai posto questa domanda, non mi sono mai reso conto di questa verità, di questa semplice verità. I don't mean to seem overbearing, but have you forgotten? In exchange for my sorceries, you are to bring me knowledge in the form of scrolls detailing the secrets of sorcery. I hope you're... D'accordo, lui qua ci fa una velata, non pericolosa, ma rispettosa minaccia di abbandonarci qualora il caso fosse che noi gli portiamo ciò di cui lui ha bisogno, ciò che lui ha ottenuto in promessa da noi, ossia quelle pergamene di incantesimi di studio. Orbeck è un personaggio veramente interessante, ma non lo uccideremo prima della fine della sua quest. Allora, Irina, di te voglio assolutamente discutere con i miei ragazzi, con coloro i quali seguono il lavoro e questa run. Tuttavia, tu hai due cose molto importanti di cui parlarci, anche se indirettamente. Vieni da Karim, nascondi un segreto che non ci rivela nel gioco, quindi è una cosa che potrebbe essere estesa nel DLC o magari lasciata all'intuizione, speriamo di no, non del tutto almeno, e hai due finali nella tua quest. Avanzeremo per ora semplicemente parlandoti e parleremo in futuro di quali sono questi finali e di quale sceglieremo per te, perché in qualche modo comunque potremo mostrarli entrambi facendo un backup del salvataggio. Voglio essere abbastanza completo, anche se è una run in New Game Plus. Oh, Champion of Ash, welcome back. Welcome back. I was not meant to be a firekeeper, but I am honored to serve you beside the bonfire. The gods are ever merciful. My gratitude lies with them. Bello, non mi ero mai reso conto di poterla vedere in volto così. I am yours now.
Your wish is my command. Tutte piccole waifu, comunque. Firelink Shrine è una casa di waifu, Ludlet compreso, probabilmente. You know, in my home of Karim, I was a nun. I would be pleased to share the tales of miracles with you. Although, to be honest, I only know a few. But if I had a divine tome, I could tell you many tales and more. Oh, only I cannot see. Terribly sorry, but you'll have to find me a divine tome in Braille. You know, in my home of Per esempio, ora noi da lei potremmo appunto comprare questo oggetto, che è un anello del santo, appunto dati ai santi di Karim, e che, vediamo un po', ci narra del suo ruolo. Lei non era destinata a essere una guardiana del fuoco, anche se probabilmente sta parlando del fatto che ha fallito nel diventarlo. In Karim, il loro scopo è dar voce ad antiche storie. Le memorizzano memorizzano innumerabili libri sacri e li leggono in modo sonoro e altezzoso. Un lavoro, una loro funzione, per la quale sono incredibilmente rispettate e premiate. Credo che lo abbiamo già, in realtà. Tuttavia, impareremo questi quattro miracoli. Li abbiamo già, non c'è bisogno. Tuttavia li acquisto per completismo, anche per permetterci di ricordare quello che abbiamo letto. Ne leggiamo la descrizione, non le diamo il tomo divino per ora, perché voglio avanzare nel gioco. La prossima volta daremo magari un tomo a lei e ne leggeremo le nuove descrizioni insieme, magari in futuro, a dare una pergamena al nostro Orbeck. Allora, qui ci spiega come funzionano i miracoli, qua ci spiega il fatto che il ripristino degli HP è una reliquia della storia della fede di Lloyd. Perfetto, che narra di come i chierici fossero incredibili combattenti inarrestabili, tra l'altro, inarrendibili, tra l'altro ricordiamoci che abbiamo trovato le ceneri del paladino davanti a un'armatura di un Fallen Knight, quindi ci fa pensare che i Fallen Knight potessero essere legati a Lloyd, bla 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 bla. Qui invece ci lega l'incantesimo di Caressing Tears, che ci cura gli status negativi, rispetto alla divinità di Kaita, nominata in Dark Souls 2, che si dice fosse venerata da Morn. Morn è un'altra divinità o è un importante arcivescovo chierico? Questa è una cosa che vorrei capire. Non mi è chiara ancora, o forse mi sto confondendo, ma non è un nome antico, è un nome nuovo in Dark Souls 3. Mentre qui è la descrizione è tale quale a quella... Grazie. È tale quale la descrizione a quella presente in Dark Souls 1, che ci narra come il suo funzionamento non sia dissimile da quello appunto presente all'interno delle ossa del ritorno. Ora, per ora facciamo un rapido level up e vorrei fare una breve discussione nei confronti del fatto che adesso finalmente possiamo cominciare ad avanzare in altre caratteristiche. Vorrei in realtà aumentare un pochino la destrezza. Abbiamo bisogno di fare molti livelli per essere efficaci, perché la nostra endurance è perfetta ed è cappata al massimo, non ci serve altro. Le nostre caratteristiche mentali sarebbero molto interessanti, ma ci manca per ora la capacità di essere efficaci con altre armi, salvo quelle che vengono infuse. Poi ovviamente adesso raggiungeremo Rosaria molto presto, potremo avanzare in tutti gli esperimenti che vogliamo, però per ora continuiamo a livellare. Ora, volevo raccogliere dalla nostra storage box la Lucerne, e una volta presa la Lucerne, testarla insieme. Eccoci qua. Allora, a questo punto, il moveset di lei lo conosciamo, è misto a quello di una alabarda e di un ash. Quello della Red Halberd, invece, ha l'affondo, la spazzata, più veloce di quello della lancia, che abbiamo visto, ok, e come moveset ha la presenza di poise aggiunta agli attacchi. È, in altre parole, un'arma veramente potente. Tuttavia ha appunto un moveset completamente diverso rispetto alla Crescent, perché utilizza gli affondi, in quanto mi è stato anche descritto che a livello di narrativa, di storia, questo tipo di punta è più decorativo che di combattimento. Mentre la Lucerne cos'ha? Ok.
Mentre la Crescent ha lo stesso moveset. Ah, mi sa. No, cambia l'R2. Ok. E ha l'attacco roll R1 di un'ascia. Perché se io faccio questo con lei, non lo farà di certo. Invece sì, è identico. Questo è un peccato, avete visto? Il fatto è che ha lo stesso moveset della Lucerne. Spero di aver fatto un test adeguato, ma probabilmente ci ho azzeccato. Tuttavia, è una via di mezzo fra Dark Souls 1, che aveva alcuni moveset un pochino più unici, li mischiava un po' di più coraggiosamente, e Dark Souls 2, che è stata una ciofeca pazzesca, perché se ricordiamo, avrebbero avuto tutte lo stesso moveset, tranne qualche rarissima eccezione, il che è un peccato terribile. Ricordiamoci le asce, che però anche qui sono rimaste un pochino banalizzate. Il punto di un moveset non è avere tutto unico, è anche avere un solo attacco diverso. Basta quello per creare una differenza rispetto a un'arm, capite? Ovviamente in questo caso abbiamo la differenza col fatto che lei, come moveset, come weapon art, ha questo, e che la Crescent ha la weapon art di un'ascia, il che comunque la rende in realtà unica. Tanto basta per un giocatore per scegliere un'arma in base al proprio gusto e alla propria strategia, e non banalmente in base ai numeri e alle cazzate. Per il resto, ciò di cui c'era bisogno era fondamentalmente avere un risultato anche nei confronti della differenza con le armi dei boss, che sono incredibilmente uniche come poteri, ma non sempre come appunto caratteristiche, perché non sono infondibili, non sono buffabili, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi giocheremo con un'arma che ci è stata donata, vale a dire lo spadone del Firelink, di cui non leggiamo la descrizione per ora, e non abbiamo le caratteristiche per poterlo utilizzare, quindi potenzieremo forza la prossima volta. Quindi proveremo le spade di Gotthard Row, che quindi hanno poche caratteristiche, però voglio assolutamente provare. Il suo moveset è bellissimo. Ok, ci piace. D'accordo, le proveremo in questo modo. Mentre la patch, come ha cambiato il critico? Da 130 a 140. Avevamo ragione, ci avevamo azzeccato. Ragazzi, cominciamo. Allora, quello che dobbiamo fare a questo punto, dopo aver esplorato in maniera piuttosto... Vediamo come siamo messi a danni. Ok, non siamo messi male. Dopotutto abbiamo a che fare con delle spade molto veloci e che ci daranno dei bei risultati, specialmente considerato il fatto che in dual diventano sorprendentemente veloci e, essendo raw, sono buffabili. Non chiedo altro, ragazzi. Allora, nello scorso episodio abbiamo discusso di come effettivamente quest'area sia eccezionalmente bella da vedere, collegata con le altre a livello estetico, che possa in qualche modo legarsi alla lordia di Aldrich. O di Eldritch, come direbbero in Giappone, visto che è chiaramente una citazione. Inoltre, c'è stata una ipotesi, infatti adesso vorrò farmi colpire una volta. Colpiscimi. Ok, perfetto, ora basta. E... No, ho sbagliato! Pensavo di avere le dual, come sempre mi confondo. Ok, oh, attenzione, perfetto, è caduto. E... anche loro soffrono il fuoco. Mi è stato detto che quando avevo preso la... No, niente. Il commento che avevo ricevuto era: non è che per caso la tua frusta, essendo di fuoco, ti toglie le sanguisughe come aveva fatto tempo prima la torcia? Purtroppo no. Allora, ora cominciamo il gameplay vero e proprio, appunto. Avanziamo verso il culto del nostro caro mostro, chierico, divoratore di esseri umani. Tu invece... pensavo di aver fatto un bel parry e mi hai subito rimesso a posto, vero? Alla grande. Grazie. Ovviamente il critico è piuttosto mediocre, ma se noi a questo punto prendiamo le dual e facciamo un po' di combattimento anti-equilibrio... Ok, sono armi dual molto interessanti queste Gotthard. Non le ho mai utilizzate in vita mia, quindi il rischio effettivamente di non essere proprio efficacissimo. Però mi sto rendendo conto di come effettivamente sono abbastanza lente e per questo interessanti, perché hanno un moveset più unico di quanto pensassi. Allora, mi sono giustamente meditato questo colpo, e il nostro caro amico, il gigante, sta proteggendo questo albero sacro. E io di nuovo ho fatto la cazzata del buff. Allora, come moveset a una mano è una spada lunga con affondo, perfetto, una cosa veramente utile che, indipendentemente dal fatto che me ne hanno date raw
grazie al buff raggiungono un DPS di 416. È tutto molto equilibrato, perché in realtà il nostro potere d'attacco è quasi completamente legato al buff del fuoco, ovviamente. Tanto che in realtà uno potrebbe anche pensare di togliersi l'anello che ci permette di rimanere in forma umana, utilizzare una pietra purificatrice per toglierci la vacuità fino alla nostra prossima morte e metterci l'anello che ci aumenta il tempo di buff, in realtà. Qui abbiamo appunto uno dei purtroppo inutili oggetti, cosa che mi delude tantissimo il fatto che non siano sfruttabili, anche perché c'era un utente che mi disse: no, guarda che sei stato un po' pigro, bastava che tu cambiassi tab per venderla alla dancella. Invece non è vero, perché ho provato a cambiare tab e proprio non sono vendibili. Poi sicuramente li controllerò, perché ogni volta che faccio affermazioni di questo tipo su un titolo che non conosco a memoria mi sorge il dubbio di poter dire una sciocchezza, però rimane il fatto che purtroppo effettivamente così non è stato. Allora, il buff comunque dura abbastanza e noi dobbiamo stare particolarmente attenti qui per non fare stupidaggini, tanto che in realtà si può osservare da qui, ragazzi, vedete? Questo oggetto l'ho mai preso? Una Titanite Shard, non ricordavo di averlo mai preso. In nessuna run, probabilmente. Allora, questa è la cattedrale che abbiamo sempre visto. Laggiù abbiamo appunto il famoso letto di Lorian, Lothric. Mentre l'Undead Settlement e il ponte si trovano laggiù insieme alle paludi di Farron. E quella è la torre dove si trova il gigante di Ulassil, che è anche, tra l'altro, renderizzato e visibile. Ricordo intanto, totalmente sconvinto delle mie parole, che raramente ho visto un cielo così ben realizzato in un videogioco, tanto che in realtà effettivamente hanno avuto una grande idea, perché chiaramente è un cielo semplice di texturing eccetera, o di piccoli filtri ben sfruttati delle sfere che ruotano a livello grafico. Io ho studiato un po' di 3D, ma direi bestemmie se andassi più in depth, però effettivamente è veramente, veramente un'ottima illusione quella che crea. Così come in realtà uno degli scudi più belli dei Souls, quello del persecutore, è qui nominato appunto lo scudo della maledizione. Allora, questo è un grande scudo dato a coloro che resisterono alla maledizione molto tempo fa. Troppo pesante per una persona normale. Forse vuole simboleggiare la stupidità di resistere alla maledizione. Il mio strano controller un po' stordito ha fatto del suo peggio. Eppure, coloro che portano il peso di questo scudo non troveranno nelle sue protezioni, non troveranno nella sua protezione quella per loro più cara, ossia quella contro la maledizione. Allora, intanto noi ci beviamo un po' di cenere, ed eccoci qua. Durante la blind run ipotizzai che questo fosse il simbolo di Lloyd. Continuo a pensare che potrebbe effettivamente essere, poi ovviamente è soltanto un cerchio, quindi è in qualche modo limitato, ovviamente. Però si potrebbe in qualche modo ipotizzare un legame tra queste cose, perché Lloyd è stato lungo dimenticato, ma qui presente all'interno della Cattedrale delle Profondità vi è un forte richiamo al suo culto. Ma davvero, troviamo il talismano del duellante e altri strumenti piuttosto interessanti. Comunque, tu non devi assolutamente infastidirmi. Credo proprio che ti permetterò di infastidirmi, perché sei incredibilmente lento. Il fatto che io non volevo perdere troppo tempo in queste cose, ma visto che bastano fare headshot per essere molto più furbi, io tendo a essere troppo voglioso di essere ottimizzato in quello che faccio, no? Appunto. E posso fare il calcio? Sì, alla grande. Ehi. Quanto è bella la strategia di questi non morti, perché nonostante siano tecnicamente vuoti, ricordano di essere stati cacciatori di non morti un tempo. Questi sono chiaramente cacciatori di non morti, perché altrimenti non utilizzerebbero questi meccanismi anti-estus, visto che probabilmente potrebbero utilizzarli loro stessi, ma non lo fanno. Probabilmente o perché non ne hanno, o perché si rifiutano di farlo, o perché sono talmente tanto vuoti da non ricordarsi più com'è possibile bere estus. In realtà, effettivamente, adesso che ci penso, sono andato un po' troppo oltre con la speculazione, perché è tutto intrinseco del fatto che sono vuoti. La vuotezza non ti permette più di bere Estus, e tanto che alla fine l'Estus raggrinzisce e diventa il frammento che troviamo appunto come dono da dare ai nostri hub centrali di gioco per potenziare il numero delle nostre fiaschette. Qui è possibile osservare in realtà l'intera mappa, perché in realtà a livello estetico è possibile osservare tutte le rampe su cui poi ci potremo spostare da questo lato della cattedrale, il che è veramente, veramente, come sempre, una gran figata. E vediamo un po' l'attacco caricato. È un affondo, perfetto. E io credo, penso proprio che qui utilizzerò la tattica del boom boom. Non proprio con lui volevo utilizzarlo. Oh, rischio di morire se non faccio immediatamente qualcosa per ripristinare i miei HP. Ovviamente la mia incertezza con le Goddard mi sta costando cara. Allora,
Ok, il ritmo è come quello di una spada pesante come attacco, però diventano due attacchi perché sono due spade. Sto cercando di capire il loro funzionamento ed è molto bello poterlo fare in live. Usi le bombe. Ok. Inoltre, forse, spero questo non influenzi minimamente l'esperienza con questo episodio, ma ho due cose contro di me oggi. Il fatto che purtroppo, mio malgrado, colpa mia, ho dormito molto poco a causa del montaggio dello scorso episodio stanotte, e vorrei arrivare a Rosaria oggi. Che cavolo! Chi mi ha colpito al punto da danneggiarmi così tanto? E quello cos'è? Una statua. Guardateli. Fastidiosissimi. Tra l'altro qui una cosa divertente è che ci sono molti modi di affrontare i nemici. Vorrei provare anche a utilizzare la piromanzia non tanto come cast ma come piccola bolla di fuoco. Tuttavia per ora possiamo anche andare di dual, perché le Gotthard sono delle dual, perché non sfruttarle? Allora, qui abbiamo una piccola trappola dei nostri piccoli schiavi dell'Undead Settlement. E posso provare a farla nelle due. Che a causa della mancanza di equilibrio non funziona granché. Peccato, peccato. Io avrei dato un po' di Hyper Armor a molte più Weapon Art, perché comunque, indipendentemente da ciò che fanno, ti consumano stamina e mana, quindi meritano un premio in più. Mentre qui, pur bevendo, voglio provare a fare il botto. Già. Jackpot. Alla grande. Un evangelista, no? Che ci fa capire comunque il loro legame con un certo culto, probabilmente proprio quello presente in questa cattedrale. Era possibile saltare da qui, mi ricordo che ci ho provato durante una partita e ci sono riuscito. Permette di saltare buona parte della mappa, ma in realtà in Dark Souls 3 è sorprendentemente bello combattere per potenziare il proprio personaggio, come di solito accade. Oh, ho sbagliato. Quindi è di solito, ammetto che non mi viene spontaneo saltare qui, perché tanto finisci in un luogo così pericoloso e circondato da così tanti nemici che non senti proprio che ne vale tanto la pena. Allora, ciao. Hai una bella alabarda. 526. Chissà se con il Mailbreaker potrei fare numeri molto più alti adesso che abbiamo ottenuto un 10 in più al critico. Che non è assolutamente qualcosa da sottovalutare, per carità. Hai fatto bene. È un valore piuttosto alto, perché ricordiamoci che buona parte delle armi hanno semplicemente 100. Quindi 140 potrebbe essere forse il 40% in più rispetto al 30%. Il 10% in più potrebbero anche essere 100 danni in più. Che non è poco, non è poco. Però bisogna vedere rispetto alle armi ultrapesanti come si comporta. Ciao trappolone! Allora, qui vorrei un attimino vedere che cosa ci succede, perché questa trappola io non la sopporto. E boom! Si chiama proprio decisamente poker questo. No, erano soltanto tre, però mi accontento. Allora, beh, hai le idee poco chiare? Vediamo un po'. Roll più L1 fa l'affondo. Molto utile. Perché il roll più R1 fa un singolo affondo, mentre il roll più L1 fa il doppio affondo. E immagino che... Allora, un roll più L1 fa 144. Un roll più L1, 302. Ok, praticamente più del doppio. Un contrattacco. Allora, io sto sentendo che sto avanzando troppo in fretta, però in realtà ho un obiettivo per questo episodio. E so che magari per alcuni questa in realtà è la normalissima prosecuzione. Tuttavia, il fatto che gli angeli qui stiano divorando questo non morto, che lo stiano quasi controllando, soggiogando, si stiano fondendo a lui, è qualcosa che secondo me è molto legato a ciò che volevano trasmettere i serpenti primordiali a Lothric come cultura. O forse è qualcosa di legato a Sullivan. Non sappiamo quando queste statue sono state edificate qui, tuttavia rimane effettivamente una realtà concreta il fatto che si parli di angeli e il fatto che le farfalle di Sithil senza scaglie, esperimenti delle farfalle della luna, risultano a un certo punto e là. Bel parry. Oh no, ho fatto ben due errori. A questo punto intercetterò il tuo colpo con il fuoco. Tu sei stato più veloce di me, giustamente. Oh, bellissimo il fatto che utilizzi la scintilla per attaccare. Ora. Oh, bene, non ero in dual di nuovo. Ora. Molti colpi. E
Bello, attaccare ogni tanto anche osservando il nemico. Si tende a ignorare completamente. Belli! Avete visto? Aveva un cranio quasi come del tutto scoperto, scarnificato e bianco latte. Allora, tu ti becchi un roll più L1. E poi combo. Ah, Hyper Armor. Perché tu sì o no? Uno dei più bei moveset che ho visto in Dark Souls 3. Oh, guardate. Un'altra prospettiva molto più completa. Landed Settlement. Wow! Proprio Landed Settlement visibile da qui. Molto low poly. Ma è davvero Landed Settlement. È impressionante. Non hanno lasciato veramente nulla al caso con il level design. Cioè, potevano tranquillamente separare queste aree. Per dire, non è... Ero convinto di rollare, invece poi la loro, il piccolo AOE che avevano nel fuoco mi ha completamente stordito. Tuttavia, a me fa impazzire il fatto che tutti questi render potevano essere effettivamente superflui, potevano separare i livelli senza far vedere le aree, oppure renderle soltanto sprite bidimensionali, magari anche strutturalmente messi male come abbiamo già visto succedere. E invece no, sono stati renderizzati come poligoni in una prospettiva perfetta. È ciò che amo dei Souls. È ciò che amo di ciò che fa From Software e Miyazaki quando lavorano in questo modo. Lo apprezzo veramente tanto a livello personale. È una cosa che si può definire a modo suo come gusto soggettiva, ma come qualità di lavoro oggettiva. Allora, fiamme e fuoco. Però tu hai decisamente quell'arma iperperriabile, ma io ho sprecato un po' troppe risorse a giocare al perriomane. Tuttavia sono stolto e non riesco a resistere, vero? Troppo presto. Ancora. Ah, Mike. Hai utilizzato il tuo aver subito danno per fare un vile backstab. Perfetto. Ora stiamo un po' attenti, perché fino al prossimo falò dovremo giocare in difensiva. Abbiamo sconsumato tutte le Estus. Questa, in realtà, è una delle parti più complesse di Dark Souls 3, perché è molto facile consumare gli HP prima dello shortcut ed essere troppo impulsivi in quello che si fa. Troppo impulsivi. Visto che comunque, appunto, questo episodio lo concluderemo da Rosaria e nella prossima introduzione avanzeremo con le quest, i patches e così via, una cosa certa che voglio fare è in questo episodio giocare, così faccio anche contenti tutti coloro che hanno sentito un po' di mancanza del proseguimento. Però contemporaneamente nel prossimo episodio avremo a che fare con un'analisi completa della cattedrale, di tutta la lore che ci gira intorno, rispetto a quello che può essere comunque un New Game Plus non troppo approfondito a livello di cultura e di studio nei confronti dell'ambientazione. Sto cercando di controllare anche le decorazioni, perché l'opulenza di questo luogo è chiaramente piuttosto importante a livello di narrativa. Ci spiega comunque... Oh, ho sbagliato, ma mi subirei comunque le conseguenze. Ci spiega quanto fondamentale sia anche la forma oltre al contenuto di questo culto, perché altrimenti ci poteva essere tranquillamente una cattedrale sommessa, mediocre, silenziosa, mentre così è spettacolare, bella, attraente. Mentre qui abbiamo, forse, secondo me, state a sentire come muoiono queste creature. Muoiono come i cavalieri d'argento e i cavalieri neri di Dark Souls 1 e i cavalieri di Alon in Dark Souls 2. Secondo me, ragazzi, io qua ve la butto un secondo sul tragico, ma secondo me From Software qui ha fatto un letterale errore di programmazione, di montaggio, di link ai suoni rispetto alle creature. Sembra una follia, sembra un'esagerazione. Qui ci fa capire all'Undead Settlement che probabilmente queste evangeliste, sapete cosa potrebbero essere? Potrebbero essere entità che quello che facevano era semplicemente prendere con il loro culto delle vittime da sacrificare. Potevano convincere gli abitanti a portare, a seguire questo culto, li portavano alla via dei sacrifici e qui venivano divorati da Aldric. Porca miseria, è possibilissima questa cosa, è vero. Mentre la gemma delle profondità, che ci dice? Trovata appunto nella cattedrale delle profondità. D'accordo, c'è un'oscurità che si nasconde ben oltre la comprensione umana. Quindi ok, anche se Ken è un termine che non ho tradotto correttamente perché non lo conosco, ma sono andato un po'
a istinto, quindi potrei effettivamente aver detto una sciocchezza. Tuttavia, qui abbiamo questo primo shortcut, molto importante, e vorrei parlarvi di questo, secondo me, piuttosto evidente e grave errore. Quanto vorrei parlare di queste descrizioni, guardarle con il binocolo come ho fatto sempre, ma voglio avanzare un po', perché la Cattedrale delle Profondità è un'area veramente vasta. Qui, vabbè, ci sarebbe da, appunto, come al solito, bagnarsi di tutto il level design, perché abbiamo a che fare, appunto, con un collegamento assolutamente preciso di aree che abbiamo visitato. Siamo stati là sopra, per esempio. E credo che arriveremo là sopra anche, sì, laggiù c'è il passaggio che ci porta da Rosaria. Fantastico. È vero che Dark Souls 3 forse ha un po' ecceduto con aree che appena arrivi ci trovi 3-4 porte chiuse che sai per certo che sono già shortcut. Però, nonostante questa piccola eccedenza di level design ripetitivo a livello di comunicazione, porca miseria, cosa non è vedere il ponte. Ponte che sai che raggiungerai, ponte che sai cosa contiene, ponte dal quale vedrai la Cattedrale delle Profondità. Io continuerò a ripetere queste realtà quasi a ogni episodio, perché se continuo a vederle non posso resistere, davvero. Come accade al contrario nello spirito del Fallout 2, per esempio. Però, nel mentre ributtiamo giù l'ascensore nel caso andasse tutto molto male, il fatto è che secondo me, ragazzi, quello che è accaduto qui, tra l'altro qui potremmo tranquillamente buttarci senza morire perché abbiamo abbastanza HP, ma noi esploreremo con cura e attenzione. E via! Ehi là! Oh, ok, è un po' storditello, quindi a questo punto mi prendo Soul, ok, anima di un cavaliere forte, e là! Roll perfetto da maestro, che finirà molto presto, vero? Ok, dai Mike, potremmo... qui c'è qualcosa? No, perfetto, è solo un luogo per nascondere i suoi colpi, attenzione al balestriere, e via! Balestriere che finirà molto male, probabilmente. Tuttavia, il fatto è che, visto che i cavalieri d'argento, vedete? Questo è legato ad Aldric, questo è fortemente legato ad Aldric. È il suo aver distorto la realtà del corpo dell'essere umano attraverso il suo mangiare i suoi simili. Tuttavia potrebbe anche essere legato a Rosaria. Rosaria cosa fa? Trasforma attraverso il suo potere divino, e questo è importante perché esattamente come quando abbiamo letto l'anima della danzatrice della Valle Boreale, la quale ci permetteva appunto di creare un miracolo di Guinevere, quindi facendoci pensare che sia o una discendente diretta delle sue ancelle o forse persino una figlia biologica della nostra dea della fertilità, lo stesso vale per Rosaria. Rosaria ha un potere incredibile, permette di far rinascere, come potrebbe essere rinata lei stessa, come fa a rinascere Aizel, che diventa infine una larva. Il fatto di diventare larve a causa di questo reskin, di questo replay, di questo restart, potrebbe essere una comunicazione che ci viene narrata attraverso queste statue, ok? Però andrebbe un attimino discusso anche questo, perché se abbiamo persino delle statue che identificano la trasformazione in larva di Rosaria, bisogna un attimino capire, ho sbagliato il roll, bisogna un attimino capire fino a che punto quest'ultima veniva persino divinizzata a livello anche proprio culturale. E mi sembra un po' eccessivo, mi sembra più una cosa nascosta che persino... che persino resa evidente al punto da essere importante e venerabile da farci una statua. Ember. Allora, abbiamo trovato Seek Guidance, che è un miracolo che pensai troppo forte in passato, perché in realtà quest'ultimo non permette di vedere le evocazioni, di utilizzare le evocazioni anche se non si è in forma di braccia, però permette di vederle. E nulla, la descrizione è molto poetica e simpatica, ma niente di realmente... Tu come hai fatto? Sei respawnato sopra? Con quale stregoneria hai fatto questo? Eh? Ok, qui c'è qualche extra particolare? Probabilmente no. Perché ricordiamoci che magari ci stiamo anche perdendo anelli più uno, avanzando in maniera un po' frettolosa, ma non vorrei dare questa sensazione, visto che comunque mi sto guardando intorno il più possibile. E il fatto è che i cavalieri d'argento cosa fanno? No, loro malgrado, non fanno il suono della morte di Cavaliere d'Argento. E secondo me quella non è lore. Secondo me, purtroppo, qui si sta parlando sinceramente di un errore. Perché i Cavalieri d'Argento che fanno e i diaconi che fanno, mi sa tanto di audio invertiti, mi sa tanto di audio scappati di mano. Comunque, salve, Mimic. Come va? Ti piacciono le fiamme?
Ole. Vediamo un po'. Roll più L1 quanto. Oh! Roll più L1 quanto male ti fa. Ok, ho capito. Ho capito perché quel ragazzo in PvP mi faceva sempre roll più L1. È chiaramente la mossa più efficace in assoluto. Tomo divino delle profondità. Questo ora lo leggiamo sicuramente. Ma sono molto curioso. Credo che queste decorazioni con quella piccola creatura fatata io non riesca a legarle in qualche modo alla cattedrale delle profondità. Diciamo che non tutto effettivamente in questi casi è legabile a ciò che si vede nella narrativa, perché nulla vieta la realtà che in qualche modo si tratti di decorazioni solo estetiche di una cultura che magari non deve essere per forza di cose comprensibile, come avveniva anche per Anor Londo. Cavolo Mike, attento. Come avveniva anche per Anor Londo, perché Anor Londo aveva decorazioni. E là, ti sei curato, che figata che sei. Però io ti faccio roll più L1. No? Ehi. Volevo provare a fargli un riposte post rottura dello scudo, ma non è andata molto bene. Ed effettivamente che succede? Che magari le decorazioni di Firenze presenti ad Anor Londo non hanno un reale scopo narrativo. Mentre qui abbiamo questo scontro con questo tetto assente che in realtà non comprendo. Non so se è qualcosa di legato all'abisso o se è un errore semplicissimo di level design. Ma appare questa creatura che io spero di poter osservare un po', perché come mi è stato detto nei commenti, l'intuizione che abbiamo avuto nello scorso episodio era giusta. Ha 10 zampe e ovviamente cade vittima di una serie di piccole stupidità di intelligenza artificiale. Vedete, non è, non può passare, è coperto di corpi similmente a Wolnir e Nito. Tuttavia è chiaramente probabilmente uno dei diaconi principali che ha seguito Aldric. Se riesco a fargli un riposte. Ok, vediamo un po'. Non morire, non morire, non morire. Ok, vediamo un po' se ha un'animazione unica. No, è solo più incazzato di prima. Speravo che avesse un'animazione unica. Comunque, in questo modo lo scontro è incredibilmente facile. Non ci hanno pensato molto bene in realtà. O forse hanno permesso di fare questa sciocchezza. Allora, Aldric Sapphire. Perfetto. Allora, all'interno di questo, di quest'ala, possiamo leggere intanto questo anello. Sentite come si sentono i tasti del controller sicuramente. Allora, d'accordo. Un anello malformato lasciato da Aldric, il santo delle profondità. Recupera punti magia dai critici. Aldric, infame per il suo appetito nella carne, apparentemente ha avuto il desiderio di dividere questa gioia con altri. Ah, vabbè, certo. Ok, wow. La sua gioia di imbibing, purtroppo non so cosa vuol dire, mi manca il vocabolo, il verbo, in realtà. Però il succo penso che sia che godeva del fatto che mentre divorava le sue creature vive, gioiva del loro urla di dolore. Forse, probabilmente, anche ascoltato da altri. O forse parlava proprio di condividere la sua gioia con le vittime. Tuttavia, qui verremo invasi da Kirk, che in quest'universo è una femmina. Probabilmente potrebbe anche essere segno del fatto della narrativa che vuole far capire che ti permette Rosaria di cambiare te stesso. Quindi Kirk, reincarnato di Lothric, è divenuto un'entità femminile. Cosa assolutamente plausibile. Io riuscirò a fare. Voglio provare a utilizzare il Mailbreaker più 9, per vedere se ti faccio veramente male. Devo avere la rivincita contro di te. Mi merito la rivincita contro di te. Quindi fammi fare un parry. Quanto ti faccio male? 640. Senza. In realtà il nostro caro amico. Oh, siamo tornati ai vecchi tempi, Kirk. Senza il nostro anello del calabrone, intendo. Mi sa che siamo tornati ai vecchi tempi, Kirk. Eh no! Il mio riposte! Dov'è finito il mio riposte? Allora, Kirk. Ti piace il fuoco? Milady. Perfetto. Allora, sicuramente leggeremo la sua descrizione, ma fortunatamente il mio obiettivo qui ed oggi in realtà è avere a che fare con un episodio che ci permette di avanzare nella quest, di far cominciare la quest di Pages. E per farlo, seguite i miei passi, perché effettivamente le quest di Dark Souls 3, io spero di averle ricordate bene, sono veramente un pasticcio. Allora, il nostro obiettivo attualmente non è esplorare la cattedrale, ma è raggiungere Rosaria per concludere l'episodio di oggi. E per farlo, voglio agire in maniera tale da poter avanzare questo procedimento e incontrare
l'NPC di Patches in uno dei modi più belli e geniali nella storia dei Souls. Allora, intanto vorrei, ammetto, essere parecchio fastidioso e bruciar vivo il nostro gigante. Vediamo se riesco a fargli male veramente. Non in questo modo. Vediamo se... Perché volevo essere... Ero curioso di sapere il danno che gli potevo fare con la piromanzia, ma non credo ci riusciremo. Tuttavia, non ho intenzione di... Esatto, facciamo così. Ho proprio voglia di testare la piromanzia con qualcosa di grosso e immobile. 4. 4 ne abbiamo castate per ora. Sono del caos, eh. 5. 6. Quanto gli mancherà? Ho sbagliato. 7. 8. 9. Accidenti, pensavo meno. Ok, più o meno quindi 10 incantesimi di piromanzia con queste caratteristiche e l'anello della strega. Piuttosto pesante, piuttosto impegnativo. Probabilmente non c'è molto da dire sull'equilibrio di gioco perché fondamentalmente è un gigante e fisicamente ci smette molto a sconfiggerlo. Però, per esempio, cosa ci vuole comunicare il gioco in questo caso? Cosa vuole farci capire? Perché fondamentalmente questo gigante non è un gigante di legno, non è Yorm, è un gigante di Lordran. Ok, nel prossimo episodio dovremo leggerci i pezzi di Kirk e la Maidenhood, perché altrimenti perdiamo troppo tempo per questi dettagli. Allora, questo shortcut ci porta, dovreste sapere anche dove, perché ne abbiamo parlato nello scorso episodio, al balcone discusso nello scorso episodio. Il balcone che vedevamo, ragazzi. Forse riesco a leggere le descrizioni prima di fare il PvP, per ora voglio avanzare immediatamente verso il nostro caro, carissimo amico, Patches. Guardate, questo è meraviglioso. Queste sono le magie dei Souls, a livello di gameplay. Vedete? Queste, Saint Bidant, bisogna leggerlo, queste sono le rocce che vedevamo da là. Vi ricordate? Vi ricordate il falò? Quella è la palude. O meglio, quello è il lago. No, il lago, è la paludina dove abbiamo incontrato la strada dei sacrifici, no? Questo è eccezionale. Questo è veramente bellissimo. È un collegamento di trama e di mappa veramente interessante, perché ci fa capire, fuori di ogni dubbio, questo praticamente è un modo concreto. Ricordiamoci che abbiamo solo esplorato da questa parte, eh? È un modo concreto di poter comunicare al giocatore che effettivamente ti trovi all'interno di un percorso verso la cattedrale delle profondità. Ci fa capire, in altre parole, che quello che stiamo facendo era fare la strada dei sacrifici, e dove porta la strada dei sacrifici? Alla cattedrale delle profondità, perché le vedi collegate, sono vicine e la strada porta a quel luogo, no? Sembra una banalità, ma non è così scontato. Così come non è così scontato il fatto che se io avessi avuto una daga all'interno dell'inventario facilmente equipaggiabile, avrei potuto superare questa fogna schifosa molto prima. Allora, qui abbiamo un altro gigante. In realtà sapete cos'è che è una cosa che mi fa impazzire a volte di quello che riesco a fare, per fortuna? E questa è tutta esperienza grazie a D&D, ragazzi. Che riesco a calcolare bene i tempi dell'episodio, perché so che adesso più o meno un'ora riusciremo ad arrivare davvero da Rosaria. E questo in realtà è il fatto che, masterizzando i giocatori con una campagna, sapendo quanto bisogna giocare più o meno, eccetera, devi diventare particolarmente preciso nei tempismi. Oppure, in realtà, senza metter meriti ovviamente, parlo semplicemente di quello che è come funziona il mestiere, tra virgolette. Effettivamente, quando si lavora nel video, in televisione, nella post-produzione, le deadline e il modo in cui ti gestisci il lavoro è veramente importante, è veramente, veramente fondamentale. Tuttavia, molto spesso, anche qui con il canale, a volte sbaglio proprio perché in quanto freelancer perdo di vista alcune logiche produttive da essere umano. Ma, in realtà, mi piace. Altrimenti, davvero, molto di quello che vedete che io faccio non lo farei. Anche perché, pensate, faccio un piccolo dialogo esterno alla partita. Ho fatto un hangout con YouTube e sono stato anche abbastanza sgridato da YouTube, perché questa è una sorta di hangout utile, che doveva essere una sorta di scuola per consigli, per permettere di fare domande alla piattaforma. Vi ricordate quando ho fatto il video su Bloodborne a Londra e vi ho detto di come ho messo all'angolo? Non con cattiveria, ragazzi, semplicemente perché appunto ero libero
da quello che può essere magari un giornalista di un outlet che non deve fare domande scomode, quindi feci domande scomode a From, ma con tutto il rispetto e l'amore per il mondo, per il loro lavoro, quindi chiedendo il frame rate stabile, come era la situazione, parlando del giocare offline, mettendo comunque cose interessanti per ciò che volevo chiedere. Ho pensato cosa vorrei chiedere io, cosa vorrebbero chiedessi i miei utenti, appunto. Ragionai in questo modo in quanto giocatore e ragionai invece in quanto content creator con YouTube, dicendo loro, ma mettendoli un po' in discussione riguardo il content ID, il copyright strike e così via. Però alla fine il discorso si spostò in cosa? Si spostò nel fatto che fondamentalmente io facevo video assolutamente anti YouTube, perché giustamente a livello oggettivo io sto facendo del danno al mio canale facendo video così lunghi, perché in realtà la fidelizzazione si abbassa e così via, però non avete idea di quanto io sia felice di come sta uscendo l'anime della Scoperta Plus. Ve l'ho detto nello scorso episodio, dividere gli episodi non mi sarebbe piaciuto, farli più brevi non mi sarebbe piaciuto, dividerli in questo modo chiaro, pulito, con l'introduzione che in realtà è comunque avanzamento di gameplay puro, di completismo eccetera, mi piace, sono così soddisfatto di questo contenuto secondario, ragazzi, veramente. E ora che sto lavorando anche alle figi, è un periodo in cui sono orgoglioso. Sono veramente contento, nonostante effettivamente mi rendo conto che sto trascurando la mia vita privata e il sociale, però è una di quelle scommesse di lavoro e di vita che sono felice di star facendo a modo mio. Questo è lo shortcut principale della cattedrale e abbiamo trovato molti oggetti che adesso dovremo leggere. Tuttavia, guardate un po' che roba, abbiamo appena fatto il giro della cattedrale dall'interno, nel mentre sul tetto troveremo di là, o meglio, forse specchiata, quindi di là, troveremo una cosa importante. I tetti, o meglio, non so come si potrebbero chiamare, gli archi, i sostentamenti strutturali, non credo siano, forse sono solo decorativi, non vorrei dire sciocchezze, comunque dove si cammina nel piano superiore, più o meno quello che si potrebbe definire un attico, nei confronti di quei cavalieri della cattedrale, che poi porta a Rosaria attraverso la strada dall'alto, no? Tuttavia, questa è una strada di Rosaria che non abbiamo mai trovato prima, perché qui c'è Patches. O Sigvord. Questo, ragazzi, è uno dei momenti più belli della serie Souls, che dimostra anche che comunque molti sono preoccupati, molti pensano che le quest si bugghino in continuazione. Non è così, sono solo ottusamente complesse. Sono molto belle, salvo alcune cose che discuteremo più in là che mi hanno un po' stordito, un po' strane, un po' stranito. Sono però incredibilmente interattive, vive e coerenti all'interno di una Lothric che vuole mostrarci qualcosa di diverso rispetto all'Ordran. Tuttavia, la meraviglia, la genialità meravigliosa è che Patches hanno trovato un modo geniale di farci ingannare da lui in questa serie, in questo titolo, perché Patches ha rubato l'armatura a Sigvord e attraverso l'interno dell'armatura possiamo vederlo che lui è proprio lui. E quindi come farà a ingannare Sabaku? Come potrà condurci a una trappola mortale? Imitando Sigvord, un cavaliere di Katarina? Well, you look reasonably sane. I am a knight of Katarina. I've managed to track down this cathedral's store of treasure. It's right over there, across that narrow part. Treasure? Always so close, yet so far. I'm in quite a pickle, indeed. Indeed. Just hold your horses a moment. I know. Treasure is so sorely tempting. Stupendo. Meraviglioso. E infatti ci frega. Vuole condurci alla morte combattendo il gigante sotto questo ponte. Shame on you, you greedy gusts. Guardate che bella scena. Si toglie anche l'elmo. I thought you could outwit an onion. Well, say hello to the nice giant. He adores visitors.
Però... Where's the old giant? What? Where's the bloody giant? Just put it down. How dare you? Have you no shame? Damn! 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 Torniamo da lui. Eccoci qui, ragazzi. Abbiamo raggiunto il povero Unbreakable Patches. Patches, l'indistruttibile. Si è tolto la maschera. Probabilmente farà finta di nulla. Giusto, vecchia volpe. Yes, hello. Oh, I don't believe we've met. I'm Patches. Unbreakable Patches. You seem to be unkindled. Do you have business with me? Sai chi sono. Ah, oh, yes, of course. It's coming back to me now. Oh, I'm so sorry. That was my hand, as you know. But the deed, well, that was the armor's doing. Ah. Regrettable, truly. But behold, I'm stripped clean of that unruly attire. And look at you. Not a scratch. All's well that ends well, right? Yes, we'll be fine. I can tell. It's that rotten curse. It is. The untidy mess. Cioè, ha veramente dato la colpa all'armatura. L'armatura è colpa dell'armatura. Io... Prima fatto, ma ci conosciamo? Ah, tu sai... Ah, beh, no, ma... Vedi, non c'è... È colpa dell'armatura. Finalmente me ne sono liberato di quell'armatura così ingiusta e perfida. E poi guarda, non hai neanche uno scram, un graffio, no? Dai, che qui è tutto vita. Oh, yes, now, it wasn't certo, me. Non era colpa mia, ma io comunque meriti una scusa, delle scuse. Just a little trinket. Go ahead. È stato un piccolo gingino, un gioiellino. Grazie. You should know, I'm a kind of traveling merchant. If you're as unkindled as you look, you'll find plenty of good stuff. Beh, una cosa che sicuramente faremo sarà comprar lui l'armatura che ha rubato a Sigvard. E per il resto ci rivedremo. Thanks, good com. Oh, you can't resist it. Fantastico. Can't find anything? Well, you could try looking. Ci rivedremo, Patches. Ho appena definito le quest non buggate. Non fregarmi. Ed eccoci qua, ragazzi, alla fine di questo episodio, perlomeno nella sezione PvE. Quello che accadrà adesso sarà che qui dovrebbero apparire segni a non finire. Eccoli! Fantastico. Credo che farò figure barbine con queste dual, perché salvo il loro affondo in PvP devo ancora comprendere il loro reale potenziale, devo studiarmele un po'. Inoltre, devo rimettermi il mio anello della bellezza, visto che comunque purtroppo, venendo qui prima... sono caduto in maniera ignobile. Tra l'altro, ovviamente, non ho ucciso e visto nulla, proprio perché mia primaria intenzione, fondamentale ordine di me stesso, d'ordine a me stesso, visitare quest'area intemporale con voi. Ho saltato tutto, sono corso da voi, accendiamo il falò, e ora rimandiamo la descrizione degli oggetti trovati in questa cattedrale al prossimo episodio. Decisamente avremo parecchio di cui leggere e discutere, ragazzi. La prossima introduzione avanzerà Patches e andremo avanti anche con Sigvard, leggeremo le descrizioni e, beh, vedremo poi se rimandare Irina o affrontarla subito come NPC. Spero vi sia piaciuto il proseguimento. Ora, PvP! Via! Benvenuto. Cominciamo. Non ho l'applauso però. Attenzione. Ah, non lo trovo. Mi sono incastrato nell'emote. Basta, non importa. Dual anche tu, eh.
Oh, Perry. Fisciare il Perry è una cosa molto intelligente da fare, ma posso farlo anch'io. Oh, ho sbagliato. Ottimo. Abbiamo le stesse armi. Ecco perché sono lenti i tuoi attacchi. Un contrattacco crudele ti sei beccato, eh. Un contrattacco veramente brutto. E allora preparati al terrore dell'arco. Wow, ti sei fatto mancare. Sei stato bravissimo. Hai molta stamina, giustamente, per come utilizzare le dual. Ma se te la consumo... Ottimo lo zigzag, effettivamente. Bravissimo. Wow, mi hai fatto poco, come mai? Ottimo recupero. Ma sei molto meno forte forse di me. Non sono debuffato, perché non sono nel tuo mondo, ma... Accidenti, no, allora riprendo la spada. Pensavo... Stavolta sei tu a fare poco danno a me. Bravissimo però. Che coraggio. Aggressivo con un HP. Aggressivo con un HP. Per ora non ti posso applaudire, ma mi corico su di te in segno di rispetto. Sembra quasi una cosa sessuale, ma in realtà non è esattamente questo l'obiettivo. Siamo circondati da larve. Fantastico. Wow. Non pensavo mi facesse così poco danno. È stato molto equilibrato in realtà. Anch'io facevo quel tipo di danno a lui. Bello. Allora ragazzi, questo tipaccio l'ho già incontrato o evocato. Mi sembra proprio di ricordare il suo nickname, Jason. Sicuramente l'abbiamo già visto. Comincio a pensare che effettivamente è vero. Le connessioni migliori riescono a beccare il mio segno più facilmente. Probabilmente è così. O forse sto solo dicendo sciocchezze, ma credo che ci sia un collegamento. Jason, benvenuto. O meglio, sei tu che devi dare il benvenuto a me stavolta. Ora sono pronto a combattere anch'io. Sanguinamento. Vorrai attaccare, quindi. Però. Oh, cavolo! Cavolo, mi sono beccato una tua intera weapon art per un parry che ho sbagliato a fare. Ok, vediamo un po' se riesco a fregarti. Ah, cavolo, non pensavo che avessi un range così alto. Ok, allora ritmo. Ritmo. Sei troppo impulsivo. Ah, no, non tirare fuori. Una palestra, già carica tra l'altro. Ok, tocca, è arrivato il momento di quella L1. Cavolo, mi becca con questo range pazzesco. Non me lo sarei mai aspettato. Ok, sei in vantaggio, Jason. Cosa? Era una rosa di... Era una rosa di colpi, complimenti. Ma cos'è? Non conosco questo tipo di attacco. Mi stupisce da morire. Sii più aggressivo, sono nelle tue mani. Forse riesco persino a perriarti per come sei sulla difensiva nonostante tutto. Colpisci. Ora! Sono riuscito comunque a fregarti, eh. Ora! Ah, mi prende! Ok, no. Mancato, tra l'altro. Ah, mi hai preso. Grande! Sono riuscito a fare una cosa fantastica stavolta. Ho utilizzato il suo lancio del coltello come finestra per attaccarlo. Ho fatto Hyper Armor attraverso il suo lancio. Grande. Bella battaglia, Jason. Tesa. Sono belli questi scontri in cui ci si fa poco danno a vicenda. Molto. Oh! Avok. Avok. Oh, santo cielo, con quale si potrebbe effettivamente dire epicità sta camminando contro di me. Spaventoso. E ho anche evocato Sabacuno Lore, perché non sapevo se questo ragazzo stava arrivando o meno. Sono pronto a combattere. Mi intrighi, mi spaventi con
con una lancia spaventosamente inquietante come arma secondaria. I Fist, eh? Wow, che bel personaggio, accidenti. Originale, a dir poco originale. Combattiamo, forza! Quello è pronto per il parry, eh? Oh, che genio! Che mossa! Utilizzare il roll, il mio parry, per utilizzare la piromanzia attraverso... Quindi quella è la mano... Ah, mi ha confuso! Guardate! Sta facendo qualcosa di incredibile, mi ha confuso. Pensavo che fosse il Demon Fist, invece... E invece era la mano della piromanzia. L'ha utilizzata per stordirmi. Cosa sono queste mosse? È unico per me. Mi dispiace che ogni volta che evoco qualcuno devo morire, ma questo ragazzo è impressionante. Incredibilmente originale. Conosco le mie stesse mosse. Sei tosto, per esserti preso quello che ti sei preso in faccia, comunque. Wow. Vittoria strameritata. La piromanzia mi ha preso per una OE che non ho compreso in realtà, ma... Wow. Che gioco, che mosse che non conoscevo. Ecco cosa frega più di ogni altra cosa in PvP. La non conoscenza dell'arma dell'avversario, una delle cose più affascinanti che si può fare contro un nemico, è tirar fuori qualcosa che non è in grado ancora di contrattaccare, di counterare, potremmo dire, proprio perché non la conosce e deve studiarla, e lo studio implica subire danno, e subire danno implica probabilmente perdere lo scontro. Bravo! Wow! Sei tu il mio evocatore? Ti ho visto. Ragazzi, sono stato evocato di nuovo da Masochistic, un ragazzo che è incredibilmente presente in queste partite. Riesce sempre a trovarmi, sempre ad evocarmi. Non vivi in Italia, forse. Devi avere una linea che non è di questo mondo. E non era lui il ragazzo che era visibile come Phantom. Vuoi far sì che io combatta contro qualcuno? Che hai evocato? Pronti! Difesa contro il fuoco, saggio. Ti aspetto, vieni. Forza, attacca. Ah, vuoi che io sia aggressivo? Non vedo il motivo. Sei molto difensivo. Far consumare il tuo buff è praticamente parte del piano. Io non ti ho danneggiato poi così poco, nonostante la tua difesa elementale. Ah, sei un po' scattino. Un po' scattino. Attaccami! Oh, ho sbagliato. Alla grande. Santo cielo. Mi provochi. Chiama distanza di colpo. E per quanto tu vuoi in qualche modo attrarmi nei tuoi attacchi, non sempre funziona nell'istante in cui io azzecco il tempismo per colpirti. Il tuo indietreggiare è incredibilmente frustrante. Mi porterai a fare un errore. Questa è la tua tattica. Ci metto poco a tirar fuori l'arco, eh. Ottimo. Questa è stata un'ottima mossa. E allora... Continua a indietreggiare. Eh? Ha perso il target. Ah, forse ha perso il target per il suo obscuring ring. Interessante. Allora, frusta. Anche se sei molto abile con quella spada e stai cercando di farmi fare tutti gli errori classici che sono assolutamente interessanti da veder scoperti durante questa battaglia. Se ti colpisco con una weapon art, riuscirò a stordirti. Ho sbagliato. Avete visto come funziona un combattimento? Nell'istante in cui tu capisci di aver sbagliato, sai già di aver perso. Io, con quell'R1, ho sbagliato. È stato stancante combatterti, perché il tuo indietreggiare mi spingeva a essere impulsivo e l'impulsività mi ha portato alla sconfitta. Good game. Certo che accidenti, che male faceva il suo spadone. Porca miseria, veramente, veramente un danno bello massiccio.
così come ho trovato invece altrettanto massiccia la bellezza del personaggio che ho evocato ora. Si chiama Raziel e guardate che roleplay. Ah, bellissimo. Da applauso, davvero. Oh, l'altro ragazzo che ho evocato è scivolato giù di sotto. Accidenti. Beh, alla tua. Sono pronto, Raziel. Sei stupenda. Ok. Credo che, come di nuovo ci troviamo davanti a una build incredibilmente affascinante, ma non molto efficace, probabilmente. Oh! Wow, bella schivata. Pensavo di aver fatto un contrattacco abbastanza... Cavolaccia, la miseria. Laghina, eh? Laghina. Molta lag. Cos'hai? Accidente. Io spero che almeno tu mi veda fluido. Perché purtroppo io non riesco a vederti. Wow! Sei riuscito a recuperare tutto in un attimo. Solo che purtroppo sono purtroppo... un po' confuso, non riesco a vederti. Sei stato effettivamente interessantissimo da combattere, ma... hai visto? Eri un po'... intermittente. È un incantesimo di altissimo livello in D&D, però purtroppo qui non ha avuto l'effetto sperato. Peccato. In mezzo a tutti questi segni sto facendo un po' il coraggioso, appunto alcuni neanche riesco a evocarli. Sto cercando comunque di evocare più persone, anche se forse mi costringerò a deluderle in caso di mia sconfitta. Forse il fatto di essere evocate a modo loro può essere una cosa piacevole, chissà. Vedremo. Per ora, Matrim, benvenuto. Sono pronto. Mostrami chi sei. Oh, Forgotten Sabaku, evocato. Un Cestus? Ah no, una campana. Wow! Wow! Interessante! Bello! Ah, ecco cosa sono queste armi! Cavolo, preso in pieno, meritato. Ok, questa weapon art non fa parte per ora della mia strategia corretta. Non riesco a utilizzarla come potrei. Quindi devo cercare di utilizzare la distanza. E non devo fargli utilizzare la weapon art. O se la utilizza, devo stare lontano. Cavolo! Scambio di colpi assolutamente inopportuno. No! Ha una hitbox così particolare. Devo smettere di evocare altre persone. E Forgotten, ogni volta che evoco qualcuno perdo, ogni volta che faccio un 1 versus 1 vinco. C'è qualcosa dietro tutto questo. Non so cosa. Non lo so. Però non so se ho proprio schivato male o se quell'incantesimo ha una hitbox leggermente più lunga rispetto a un colpo melee classico. Nice. Bella vittoria. Bella vittoria. Per me è effettivamente un gran bel dono il poter provare così tante armi diverse. Posso anche comprendere quelli in cui mi trovo a mio agio o meno. Queste Gotthard hanno quell'L1 che è così efficace che mi rendo conto perché viene spammato. Però mi trovo quasi più comodo a utilizzarle come un mix tra spada lunga 1 a una mano o weapon art delle sciabole, per esempio. Quindi non riesco a utilizzarle, forse al loro massimo potenziale, senza abusare di quell'attacco. Mentre la Crescent Axe mi piacque tantissimo. Vedremo. Per ora il trucco, sapete qual è per migliorare? Imparare a usare tutte le armi. Non posso limitarmi a quello che mi piace o con cui mi trovo bene. L'addestramento è utilizzare i moveset nella maniera più variegata possibile per imparare anche a contrastarli. Quindi sono pronto ad affrontarti, Alexios. Bene, attacco Mike. Ci hai proprio azzeccato. Preso. No, mancato alla grande. Ok. Mano della piromanzia. Oh, spadone. Preso. Range. Ora. Ehi, hai per armor?
Ah, perché è uno spadone. Quanta Hyper Armor? No, il Kukri non mi colpirà, ragazzo mio. Il Kukri non mi colpirà, non mi colpirà proprio. Non insistere con degli attacchi troppo insistenti solo perché hai avuto un vantaggio. È pericoloso. Sta per fare una mossa, un saluto? Guarda che io ho l'arco. Lo sapevo che bastava stare un secondo fermo. Ora. Era il tempismo giusto, lo sapevo di aver vinto. Sei stato bravo, bello utilizzare l'arco. Interessante combattimento. Sei stato un po' avido, secondo me. Quello spadone, non pensavo. Era lo spadone di Mirra? Era... Oppure era o la Drake Blood o la Hollow Slayer. Una delle due. E non pensavo che a due mani avesse Hyper Armor. Questo in realtà è disgraziatamente poco chiaro per una persona che non si mette a studiare le armi una ad una. Effettivamente se uno studiasse un po' scoprirebbe quali tipi di armi a due mani hanno Hyper Armor. Copaca. Quali armi a una mano persino possono averla? Penso nessuna, forse? Forse le ultra pesanti? Non lo so. Cosa si può parriare, cosa non si può parriare, è molto interessante, rende in realtà il PvP quasi un altro gioco, il che è affascinante, però è forse un po' troppo criptico, molto Demon Souls appunto. Sto evocando più di un ragazzo, quindi se tutto va come deve andare perderò. Wow, la spada dei principi gemelli che non posso ancora utilizzare, dovrò livellare forza la prossima volta. Siamo pronti a combattere, grazie dell'inchino. Opaca. Combattiamo. Ora. È stato uno scambio molto poco equo, Copaca. Ero convinto di colpirti, ce l'ho fatta, ma ciò non di meno mi hai tolto mezza vita. Quindi non sono molto contento del risultato. Mi sento piuttosto deluso del risultato. Quindi per ora beccati questa. Ha! Che tempismo fortuito in realtà. No. Funzionerà così. Gli attacchi in corsa sono perriabili però, giusto? Cavolo! Ok, tempismo. Oh, una campana. Ti ho visto, sai? Troppo difensivi. Siamo troppo difensivi. Dobbiamo essere più aggressivi. Un colpo ce l'ho fatta. Forse dovrei utilizzare più le dual come arma tale. Per ora sono limitato. Ora. Ah, era un parry perfetto. Solo che non ha fatto l'attacco in corsa. Era un bel parry. Questo me lo posso dire anche a me stesso. Penso che si sia visto. Però mi hai sconfitto perché avevo evocato un altro... No, perché sei stato più smart di me. Probabilmente hai intuito che avrei fatto il parry e hai smesso di correre. Cioè, il che è veramente pensare avanti. Bellissima vittoria. Mannaggia le armi che vi fanno così tanto male, ma perché io non faccio male? Lo so, perché non ho un personaggio efficiente, però... Adoro. E rigorosamente senza brace, siamo pronti a cercare di recuperarla. Vediamo un po' cosa ci aspetta stavolta. Amo così tanto il PvP, ragazzi, è impressionante quanto io mi diverto a giocare con voi e quanto purtroppo non posso passarci tutto il pomeriggio. Oh. O tutta la notte, nel caso di episodi notturni. Grazie di avermi evocato, guerriero. Arngrim. Sono pronto a scoprire... la Morlun Blade, la Blade. Ok, sono pronto a scoprire quanto poco faccio male. Hai uno scudo pesante. Uno scudo medio, in realtà. Quindi forse riuscirò a romperti l'armatura. Come vedete, usare un po' la dual e l'attacco singolo porta... Quanto... La mia avidità, volevo fare un riposte a tutti i costi. Se io faccio un attacco L1 e poi un attacco R1, forse lo stordisco un po' con i ritmi. Mi sembra un giocatore molto standard, quindi non posso perdere. Ha un combattimento che posso comprendere, molto semplice. Vedete? Potrei persino fisciare un parry, ma vorrei riuscire a rompergli l'armatura. E spero che questo capriccio... La stamina. E spero che questo capriccio... Oh! Perfetto, spero che questo capriccio non mi freghi. Potrebbe fregarmi alla grande.
Sto giocando banalmente perché voglio rompere io. Ora. Ora. No, ok, deve avere qualche livello di stamina troppo alto, quindi utilizzerò l'elementale per sfondargli la difesa elementale dello scudo. Ora. Lo scudo non basta, Arngrim. Questo ragazzo mi ha ricordato una cosa preziosa. È stato un bellissimo scontro. Non è stato uno scontro complesso perché giocava come un... Avete presente quell'emozione stupenda di quando si incontra, magari si viene invasi, o peggio si invade, ancora meglio dicevo, si invade qualcuno che è evidentemente magari alle prime partite e ancora non conosce le regole di alcune meccaniche di gameplay e quindi magari è spaventato, dubbioso, o magari combatte in maniera semplice ma spontanea? Questo mi ha ricordato Arngrim. Probabilmente quanto io all'inizio sta apprendendo le basi del PvP. Io tra l'altro ne ho di strada da fare. Questi saranno gli ultimi tre scontri. Ho evocato appunto moltissimi Red Phantom e Mad Phantom a seconda dei casi. Credo proprio che appunto, come karma vuole, dopo aver vinto evocando altre persone, ora perderò rovinosamente. Andiamo ragazzi. Dokonov, sono pronto a combatterti. Forza e coraggio. Go. Cavolo. Ok. Non mi farò parriare. Fai il parry? No? Ero convinto che avrei fatto il parry dopo i due attacchi. Ah, ho rotto il ritmo facendo il backstep. Oh, sono riuscito a rendere utile il backstep. Fantastico. Ora. Wow, bella combo, Mike. Preso. No, bravissimo. Bravo, bravo. Però lo scambio di colpi in questo caso è ovviamente a vittoria mia. Fantastica schivata di quel coltello. Veramente eccezionale. Veramente eccezionale. Queen Big Bear 2. Beh, sono pronto al peggio, quindi baffiamo la nostra arma. Ho pochi HP in meno. Vediamo una piccola estus per essere super scaramantici. Sono pronto a combatterti. Olè! Olè! Al lancio! Mi sto divertendo. Ora! Presa! Scusa, dovevo farlo. Mi sentivo... Ehi là, bella mossa. Un'arma pesante. Se mi colpisce, mi punirà. Molto perriabile quella cosa. Però tu non hai uno scudo piccolo, quindi posso provare ad abusare di questa tua mancanza. Tempismo. Dopo il secondo attacco il roll è quasi sicuro se sia poise, probabilmente, o anche se non sia. Mi pare che la poise possa servire a fare un attacco dopo il terzo se si subisce, ma... Ora. Il tempismo era giusto. Ora. Sì! Gli ho fregato il backstep! Fantastico! Ora. Cavolo! Ottimo. Sì! Il roll di fuga con un L1 in avanti permette di recuperare il danno, la distanza. Wow! Bello scontro. Bello scontro. Comincio a capire le meccaniche della Goddard, avete visto? Quello che mi mancava, ossia l'esperienza con quest'arma, sta piano piano arrivando. Ok, quindi schivare ed L1 in avanti, niente male, non ci avevo mica pensato. L'istinto a volte migliora rispetto all'esperienza, e ti aggiunge esperienza. Gli altri fantasmi non sono più arrivati, peccato. Allora, ultimo ragazzi. Ben arrivato. E nel mentre penso che uno degli spiriti che ho evocato precedentemente sia scomparso, costringendomi poi a suicidarmi in qualche modo quando riuscirò a finire questo ultimo PvP, vediamo un po' che succede. Evoco un sacco di persone con spadoni pesanti, il che un po' mi terrorizza, ma in un altro senso mi tranquillizza. Sono pronto. Cammino in maniera forte e... Dual. Avrei potuto fargli danno con quelle L1 che ho scoperto prima.
caricato. Attacco in corsa, quello è parabile, no? Devo provarci. Ma se fa un attacco in salto poi mi frega. Ah! Più aggressivo. Sì! Attacco in corsa ferriato. Oh, è arrivato un altro Phantom. Quello che mancava, tra l'altro. Ok. Non farmi più attacco in corsa, sai? Ho appunto appreso che sono ferriabili. Preso. E ora roll. Preso. Pelo. Ok. Utilizziamo le Gotthard. Attacco in salto. Ora. The casual game. Grazie dello scontro. Wow, wow, wow. Tra l'altro conosco il ragazzo che ha questo personaggio. Red Mercy la conosco. È di livello altissimo. Però è un mago puro. Mi è già capitato di evocarlo. Ma non in questa partita. In passato. Allora, praticamente è... dei regali! Wow! Oh, che meraviglia! Ma grazie! Lui è un mio patron. E durante una chiacchierata su Skype, appunto, abbiamo trovato un modo di evocarci e invaderci, no? Prima che cominciasse, tra l'altro, la serie di PvP. Credo, in realtà. Credo. Non mi ricordo le date precise, ma... Tu sei un mago puro. Sei potentissimo e sono terrorizzato da quello che succederà, quindi combattiamo. Oh! Ecco il bastone. Speravo che fossero perriabili, ma forse non lo sono affatto. Accidenti, è bellissimo vedere un mago puro in questo modo. Ok, e allora pan per focaccia. Un colpo. Una freccia. Forza, eh. Vuoi stordirmi e poi colpirmi, che tattica. Cavolo. Ah, è la Twin Princess. Non l'avevo riconosciuta. Attacco in salto. Devo mettergli pressione. Alla grande! Accidenti, quanto è resistente. Quanto poco male gli faccio. No. Perfetto. Devo stare molto attento alle mie scelte. Sta per curarsi? Saggio! Questo vuol dire essere un mago, mi rendo conto. Bene. Ora, come faccio a vincere la partita? Non ho quasi chance. Devo cercare di fargli un parry. Lo so che ti senti libero di poter fare quello che vuoi grazie al fatto che hai un vantaggio di HP mastodontico, guerriero. Però potresti scoprire che non sono così morbido come sembro. Fine del mana? Questo è il pericolo di un mago. Ah no, bella trappola. Questo spam è stato più casuale che altro. Oh, caro ragazzo, non avrei dovuto fartelo fare per nulla al mondo. Forza. No! Perché te lo faccio fare? Insistente! Piantala! Adoro vedere il potenziale di un incantatore. Ah, però tu mi lasci baffare. Mi sembra equo. No. Ok. Che scontro folle. Prova a curarti adesso. Ah, fregato con un'hitbox diversa. Follia. Follia. Veramente follia. Che potenza possono raggiungere i personaggi. Questo è un mago puro. Il problema di Dark Souls 3 è che i maghi puri effettivamente possono raggiungere un'efficienza di alto livello solo quando sono di appunto livello altissimo, il che non è molto equilibrato per il PvP. Un mago di livello equo purtroppo è incredibilmente pericoloso da gestire se si vuole avere un mana di alto valore, no? Comunque ragazzi,
spero che... E dopo, tra l'altro, essermi beccato esattamente durante i saluti, la citofonata classica che rompe le scatole, quindi cut, volevo salutarvi dicendo questo. Sono felice di aver trovato quel segno di evocazione di questo ragazzo, perché appunto ho voluto proprio evocarlo per mostrarvi il mago puro. Ci tenevo da matti e appunto in mezzo a tutti quei simboli era impossibile trovarlo. Eppure, nonostante non abbia fatto una ricerca morbosa, è saltato fuori, il che è eccezionale. Davvero, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Sarebbe interessante che voi a questo punto commentaste anche nei confronti della magia su Dark Souls 3, perché mi interessa anche discuterne. Lui mi pare che sia più o meno a livello 350 o oltre, e gli permette di essere così eclettico, che è eccezionale, avete visto quante cose. Però discutiamone, discutiamo del meta. Anche parlare del PvP fa parte della scoperta, perché io lo sto scoprendo, e quanto è stato bello riuscire piano piano a comprendere queste armi, davvero. Questo episodio è stato veramente, veramente, ma veramente lungo, mi dispiace, ma lo adoro. Alla prossima. Grazie di tutto.